insomma, di emicrania, 6 milioni di persone soffrono di emicrania in Italia. L'emicrania colpisce prevalentemente le donne, le donne in età fertile, appunto, come si diceva prima, arrivano circa al 20%, 25% delle donne in età fertile soffre di emicrania. Noi a Torino abbiamo completato una lunga ricerca su dei bambini e abbiamo potuto vedere che anche nei bambini, così come negli adulti, ci sono delle alterazioni molto piccole, ma peraltro significative, della sostanza grigia del cervello. Quindi questi bambini, già da piccoletti, hanno, in modo dimostrabile, chiaramente dimostrabile, una certa predisposizione anatomica. La cosa più importante è capire che è una malattia, non è una mania, non è un vezzo. Pensate che è stato calcolato negli Stati Uniti, dove è facile dare dei numeri sui soldi, dollari che costano, che una famiglia con un emicranico ha circa un costo aggiuntivo di spese sanitarie superiore al 30% della media nazionale. E una famiglia con un emicranico ha circa il 30%, cioè ha 70% di probabilità meno di fare carriera rispetto a un non emicranico. Quindi questo significa che l'emicrania è una cosa genetica che si tramanda da padre in figlio. L'emicrania è geneticamente determinata, molto probabilmente si tratta di più di un gene che concorre. Quando uno ha mal di testa deve curarsi bene e subito.